cucina virtuale. Oggi una guest star, il piccolo Kylo Ren, direttamente da Guerre Stellari. Saluta, amico! Bene, questo è il suo modo amichevole di salutare, accendendo la spada laser, naturalmente. Allora, fai vedere come si allunga. Wow, falla vedere, è lunghissima! Avanti, attenzione! Attento a questa spada laser. Allora, oggi siamo qui per il nostro consueto video in collaborazione con i nostri amici di 55 Winston 55, Mauro e Antonio. Mua. Ciao, la ragazzi. Cucina di Mami, di Marta, Kamartank. Ciao ragazzi! Non è sola lei. Ciao ragazza! E anche con Claudia Enni del canale Le ricette dell'amore vero. Ciao Claudia! Ciao ragazzi! E anche Michele, sì, qua ragazzi ci sta. E allora, siamo una tribù per dirvi appunto cosa ci è piaciuto di più! Bene! E quindi, dai, prima domanda! Cominciamo subito! La scoperta fissazione del mese. Ce l'ho, ve l'ho fatta vedere nell'ultimo video acquisti sul canale Ombretta. Sono le pallotte Raumeo. Troviamo la foto, mi raccomando. Va bene, mi raccomando, sono, non la troveremo mai. Pallottole buonissime di cioccolato e datteri impastati, veramente buoni, che vi riproporrò in modo homemade su qui, su Due Cuori Una Carta. Bene, quindi se vi siete spaventati, non vi preoccupate. No, sono buonissime, genuinissime, cioccolatosissime, dolcissime, uno snack super salute, super gusto. E allora, provatele anche voi. Andiamo avanti. Poi, la ricetta del mese. La ricetta del mese? Per noi è diversa, credo. La tua qual è? Per me? Sempre nostra, no? Sì, sempre. Vabbè, sicuramente le mud cake, dai. Sì, ecco, bravo. Posso fare tutto quella alla birra. Quella alla birra era simpatica. Oh, che sì, senso? Sì. Può scendere? La mia colazione è quella giapponese. La sua colazione, la è, quella sua colazione è quella giapponese. Bene, poi. E allora, le mud cake veramente buone. Tra l'altro noi ne abbiamo fatte di più di quante ne avete viste, perché molto prossimamente le vedrete in programmazione sul canale. Quindi se ve ne siete persa qualcuna, andatela a fare subito. Mi sono raccomando, buonissime. Perché sono velocissime. La schifezza del mese. Allora, io sono stata a Francoforte, quindi potrei annoverarne tantissime, ma ne annovero una che potrete trovare anche voi e che non è neanche tanto schifezza. Le patatine dell'IKEA. Sono buonissime, le patatine fritte, quelle in sacchetto, croccantissime, e soprattutto la cosa che mi ha lasciata contenta sono gli spesse. Ingredienti. A me sai cosa? Che sono spesse. Sono spesse e croccanti, ma gli ingredienti sono soltanto patata, olio di girasole, udite, sono fritte. L'olio di girasole, non di schifezze. No, l'olio che si usa anche a casa è sale, quindi sono schifezze, ma fino a un certo punto. Schifezze genuine. Bravo. Buone. Poi andiamo avanti. Poi. Il progetto buon proposito del mese è rimetterci in riga con la dieta. Abbiamo sforato ampiamente questo mese, io con la mia partenza. È sempre il buon proposito, non si sa da quale mese dobbiamo partire. No, da questo partiamo. Dai, febbraio sarà il mese del buon proposito veramente. Sì, sì. Io no, io sono stata brava, ho scasciato un pochettino, ho lasciato un po' perdere la dieta un pochettino. Kylo Ren ci lascia perché deve andare. Saluta, a prendere il mare. Ciao, vai. Mi raccomando, che lo sforzo sia con te. Che lo sforzo sia con te, come dicono gli esperti. Bene. Allora, prendiamo Kylo Ren e lo ringraziamo. Allora, in altre cose si fa pagare bene Kylo Ren per partecipare. Questa apparizione, certo. È stato pagato lautamente. Allora, come eccoci qua. Poi. E quindi che cosa stavo dicendo? Il buon proposito. Il buon proposito è rimetterci in riga. Diciamo lo faremo, che... ci riusciremo. Sì, sì, sì. Vabbè, non è che ci siamo distanziati più di tanto, no. Però adesso dobbiamo un attimino riconcentrarci. Bene, soprattutto lui. Andiamo avanti. Allora, il food place del mese, il posto dove hai mangiato meglio fuori casa. Io mangio sempre bene all'IKEA. Top, ci posso fare. All'IKEA, tu il food place all'IKEA, mentre per quanto mi riguarda, così li saluto, è un ristorante di Francoforte, un ristorante italiano, ragazzi. Non giudicatemi male perché ho mangiato in Germania italiano, però io la sera avevo bisogno di qualcosa di conosciuto. Sì, bravo, di comprensibile. E sono stata al Paparazzi 2 in Beethovenstrasse. Uno. Sì, sì, uno è pizzeria, due è ristorante. Ah, ho capito. E ci sono lì tutto italiano, ma si mangia italiano vero. Siamo stati con tutto il gruppo della Ferrari. Non è italiano gestito da messicani. No, il cuoco italiano, benissimo, tutti italiani. Saluto tutti i ragazzi del Paparazzi. Va bene. Si mangia benissimo. Se andate a Francoforte e volete mangiare bene, Paparazzi forever. Mi raccomando, poi mandateci un buono per venire mangiare da voi. Ho anche il troppo caro del mese da Francoforte. Vabbè. Le bottiglie
bottigliette di acqua. Acqua Evian, 4,80 euro la bottiglietta mini. Ma qua con 4 euro ti porti 18 bottiglie di da 2 litri. Vi giuro ragazzi, vi giuro, costava meno la Coca-Cola, che costava 2,80 euro, mentre l'acqua 4,80 euro. E forse la birra anche di meno, quindi. La birra la regalavano, quindi. Proprio, ma io non ho bevuto fuori, hai sono stata bene. Brava. Hai fatto bene, perché non ero in vacanza, ero lì per lavoro, io bevo solo se c'è il mio Poi dai numeri, lo sai. Infatti. Brava. La verdura o frutta del mese? Beh, sicuramente la zucca. La zucca. Abbiamo consumato una quantità industriale di zucca fatta, sapete come? Buonissima. Stasera la rifaccio. In un modo semplicissimo. Allora, tagliata a dadini, sale, un pizzico d'olio, tanto rosmarino in forno. Ricetta rubata a The Gabri Shop. Gabriella, ciao. E io la facevo senza rosmarino. Ciao! Ma lo... Ti prende in giro. Ma l'ho provata con rosmarino ed è fantastica. E sa come le patatine, però di zucca, però, quindi non ingrassa. Quindi non è buonissima. Bene. Quindi, e poi taggo la mia amica Carmen C. Non devi taggare nessuno. Ciao. Allora, lo spezzafame del mese, qual è il tuo, ragazza? Alla faccia dello spezzafame. Datteri squisiti. Datteri squisiti, veramente. No, io questo mese sono andata di frutta secca e datteri. Dammi quello. Invece, per quanto mi riguarda il mio spezzafame è questo qua, mandarini. Mi raccomando, comprate mandarini italiani, soprattutto siciliani. Non compriamo mandarini dalla Spagna, ecco. Dal Sudafrica. Queste cose non si possono vedere, fanno schifo. Mannaggia, io mi arrabbio perché per lavoro giro e vedo tanti alberi carichi, e la frutta cade in mezzo alla strada. Lo so, è un peccato, veramente, è uno schifo. Cibo straniero del mese, Giappo, sushi, là, come sushi. Se non ci fosse vabbè, quello è un classico. E io, sinceramente, anche salsiccen e krauten, molto buone. Brava, sei una furbacchiona. Molto buone, non ne mangio mai, però in Germania ho ti sei arrugginito un po' il tedesco, dovresti ripassarlo. Bene, e andiamo poi avanti. Ultimo, la ricetta più richiesta di questo mese, sicuramente una mug cake al cioccolato, che faremo prestissimo, e non solo al cioccolato, promesso. Quindi mi raccomando, tenete ben stretto il portellone del vostro microonde e state pronti per fare questa nuova mug cake che arriverà presto qui sulle vostre tavole. Noi ci vediamo presto! Ciao a tutti i ragazzi che hanno collaborato con noi, ciao a tutti voi e soprattutto ciao da... Ciao da Kylo Ren, saluta! Ciao.